Eccoci questa nuova puntata un po' speciale. Questo è un mini tutorial su come costruire una fornace automatica ultra rapida. Perché ho fatto questo tutorial qualche giorno fa su Real Power. Ha caricato un video dove chiedeva che gli serviva una macchina simile a questa che avrebbe cotto in poco tempo uno stack intero. Voi sapete che uno stack sono 64, se fate diviso 8 viene 8, 8 per 8 64, quindi che ho fatto? Ho messo 8 fornaci, lui voleva fare questo in modo che ogni fornace si prendesse 8 pezzi e poi ogni fornace cuocesse per conto suo e alla fine in poco tempo, invece di mettere uno stack da cuocere dentro una singola fornace, tu, e che ci avrebbe messo tanto, tu avevi tutto lo stack qui. Infatti adesso spero che su rivedrà questo video, vabbè non so usare i verbi i dettagli. Qui ho messo uno stack di raw pork chop, qui invece c'è uno stack di carbone. Allora, questa è la macchina, vedete qui sotto ci sono 8 fornaci con qui 4 hopper, cioè 8 hopper, qui dietro altri 8. Poi vedete qui tutte queste rotaie sono accese tramite questa torcia qui sotto e quest'altra. Poi qui per fare la curva ho messo queste e poi queste che sono spente. Anche qui ricordatevi, se volete costruirla, di mettere qui queste rotaie non alimentate, poiché servirà questa leva che andrà ad alimentarle. Questa leva andrà ad alimentare anche qui sotto e ad azionare tutto il circuito. Allora, come funziona? Vedete qui, questi qua si accendono queste, questa accende qua. Mettete i blocchi alla fine delle rotaie, qua e qua, e poi adesso facciamo partire. Io ho già visto, ci mettono all'incirca un minuto e mezzo. Qui adesso non so perché non partono. Devo togliere questi blocchi, li ho messi io prima per sbaglio. Comunque togliete quei blocchi, vedete, funzionerà. E in un minuto e 30, adesso va bene, non sto qui a contarli, dovrebbe cuocere tutto quanto. Assicuratevi che quando costruite questa macchina, non tipo rail, cose simili, non cadono negli hopper, perché se no vi bloccheranno tutto il circuito. Adesso sicuramente avrà finito. No, vabbè, devono cuocere ancora questi ultimi pezzi. Comunque dovrebbe aver quasi finito. Oh, quella ha finito, questa ha finito, questa ha finito, questa ha finito. C'è qualcosa che non cosa. Vabbè, comunque vi assicuro funziona tantissimo. È perfetta. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E spero che questo video sia stato molto d'aiuto a Surreal Power. Ringrazio anche a te Surri per essere stato qui con me. Ciao ciao.